Partecipare a un progetto più ampio che è quello della Fondazione Carito, di cui Milano Swick è una delle tappe. Tanto ringrazio, ci sono qui molti dei nostri partner che ci accompagnano, diversi anche dei relatori in questo percorso, li vedete sul programma anche con associazioni che ci hanno dato spunti prima, penso all'AIMA, vedo qui Lorenzo, ci hanno dato spunti prima sul perché partire con questa Milano Swick in una città che ha più week di settimane ormai. Allora abbiamo pensato di aggiungere questa S che oggi è un po' il numero 00, quindi essendo un numero 00 di quella che contiamo sia una Swick che si ripeta ogni anno ma anche durante l'anno, e quella S che poi sta accompagnando lo sviluppo della città. Noi abbiamo messo questo gioco di Smart Share Start, ma in realtà e anche la S della sostenibilità, degli obiettivi mondiali di cui del 2030, di cui Milano per fortuna è una sfida che ha preso prima e sta continuando in questo momento a vincere. Gabriele Albertini, ci fa molto piacere che ci sia il sindaco che ha dato inizio a questo percorso, oltretutto simbolicamente cominciamo con Gabriele Albertini e poi l'ultimo giorno avremo il sindaco Sala in vista anche alla mostra di Enera. Altri sguardi. Perché questa S? Un po' perché dovevo inventarmi un titolo con la S, allora ho detto troviamo un titolo con la S, e pensando a Elena ho pensato sia al suo sguardo ma sia alla capacità di farci vedere le cose diversamente, ma in realtà sono le cose che vediamo come sono già adesso, la Milano che è già cambiata, è una Milano da cui possiamo inquadrare su diverse prospettive. E un saluto velocissimo, però la prospettiva più interessante oltre a quella di Elena, sicuramente quella di Andrea Kerchi, a cui abbiamo chiesto di venire qui per dare anche un giudizio molto critico su questa mostra, che non darà, però comunque anche ci piaceva avere anche la visione di un fotografo che sta raccontando Milano in maniera diversa. Saranno quattro, perché chiuderemo venerdì, saranno giorni con temi molto diversi, li vedete sul programma che abbiamo affisso nel poster, ma che comunque è anche. Quindi è un percorso che le foto di Elena non a caso, e ringrazio anche Stefania Breve come curatrice, non a caso hanno un po' rispecchiato, tanto perché ha migliaia di foto, quindi è stata un'impresa difficile scovarle, ma le abbiamo trovate, rispecchiato questo percorso diverso, ma di una città che adesso possiamo dirlo che quando è arrivato Gabriele Albertini è diversa di quando c'erano tanti buchi che sono stati riempiti, ma non si è trattato soltanto di riempire i buchi con lo cemento, cosa uscita a volte meno bene, a volte uscita in maniera invece virtuosa e anche con un esempio mondiale, ma si è trattato poi di riempire tanti vuoti che c'erano all'interno di questa città. E chiudiamo con questa S, soprattutto una città di cui si stanno riappropriando i milanesi in senso anche molto ampio, perché è una città che sta diventando smart, share tante cose, ma dal basso all'alto nello stesso momento. Questo è anche l'altro sguardo di Elena, farci capire come molti hanno deciso che questa è una città propria in cui danno un valore immateriale ma anche materiale. Faccio l'ultimo esempio, che è quello delle social street, che abbiamo invitato, infatti domani partiamo alle 18 raccontando la Milano che sale, la Milano smart con Mind, ma anche la Milano, ma Andrea, e anche se puoi venire qui, ma a parte il ruolo di fotografo, adesso ti diamo la parola, quindi puoi lasciare qui la, e poi chiediamo anche a Gabriele Bertini se intanto ci può essere qui, visto che